Siamo alla capanna Gnifetti, a circa 3.700 metri, e guardiamo il livello del ghiacciaio dietro la capanna Gnifetti. Vediamo che nonostante le nevicate abbondanti che ci sono state in primavera, il ghiacciaio è sceso ancora di livello, al punto che si sono aperti diversi crepacci che normalmente non ci sono. Quindi non soltanto il ghiacciaio è sceso buoni 10 metri nel corso di questi ultimi 10 anni, quindi un metro all'anno praticamente, ma da che normalmente questo ghiacciaio era piatto, quindi si passava tranquillamente scendendo per questa funicella che ormai a volte c'è, a volte non c'è, dipende dalle condizioni. Si passava sul ghiacciaio e si saliva da quella parte verso la capanna Margherita. E questo ghiacciaio era completamente coperto di ghiaccio e di neve. Non sta rimanendo più niente. Eccoci sul ghiacciaio. Fino a 2 anni fa era stato cambiato il percorso per scendere sul ghiacciaio e andare verso la capanna Margherita e veniva utilizzata questo versante, questo fianco della montagna. Adesso non è più accessibile neanche questo perché non c'è abbastanza neve e si è riempito di crepacci anche qui. In alternativa, per forza di cose, è stata fatta una ferrata che scende dove una volta non c'era neanche bisogno di scendere, quindi semplicemente si arrivava alle rocce, si saliva sul ghiacciaio e basta, e si proseguiva. Anche la ferrata che è stata realizzata alcuni anni fa, alla fine del ghiacciaio del Garstelet, è stata allungata, ne è stato aggiunto un pezzo, perché anche questo ghiacciaio, che tra l'altro è anche leggermente più in basso dell'altro, è sceso di diversi metri, io direi 5 metri buoni, o 6, quindi praticamente le prime due scale fino a 2 anni fa non c'erano, quindi in 2 anni è sceso di 5 metri. Fino a una ventina d'anni fa questo ghiacciaio, il ghiacciaio del Garstelet, arrivava fino alla capanna Gnifetti. Quindi fin da sopra, senza bisogno di nessuna ferrata. Quindi praticamente il ghiacciaio è sceso di una ventina di metri buoni in 20 anni, cioè un metro all'anno, anche se inizialmente scendeva più lento, ma via via la velocità con cui i ghiacciai si riducono aumenta. Come questi due, tutti i ghiacciai del mondo stanno scomparendo, da quelli polari a quelli sulle catene montuose. Chiunque in Italia può osservare di persona la riduzione dei ghiacciai alpini, confrontandoli con le foto degli ultimi 30 anni, spesso reperibili sul posto, in un ufficio del turismo o anche semplicemente appese in un pub. La scomparsa dei ghiacciai è causata dai lunghi periodi di caldo estremo, sproporzionati rispetto a quelli di freddo. Questa diseguaglianza ha già degli effetti collaterali. 1. L'aumento ulteriore di temperatura dovuto alla diminuzione di riflessione verso lo spazio dei raggi solari da parte del ghiaccio e l'assorbimento del calore da parte degli oceani che aumenta la velocità con cui il ghiaccio dei poli si scioglie. Immaginate di mettere un cubetto di ghiaccio nell'acqua e di scaldare l'acqua e pensate a cosa succede. 2. Lo spostamento dell'asse fisico della Terra, dovuto al cambiamento della distribuzione degli oceani e degli stessi ghiacciai. I ghiacciai pesano miliardi, miliardi, miliardi di tonnellate e occupano chilometri quadrati, quindi venendo a mancare,
mancano delle forze che agiscono sulla Terra e gli oceani si dispongono in un altro modo. E tutto questo provoca uno sbilanciamento negli equilibri fisici della Terra. Negli ultimi 100 anni l'asse della Terra ha subito un cambio di inclinazione, che con l'ulteriore scioglimento dei ghiacciai aumenterebbe, con i pericoli che questo comporta. 3. L'innalzamento del livello dei mari e la scomparsa di alcune isole, come era stato previsto già diversi anni fa, e che se aumentasse creerebbe migliaia o forse milioni di rifugiati climatici. Inoltre, e non è poco, i ghiacciai alpini sono riserve d'acqua che alimentano le falde sotterranee dalle quali si alimentano tutti i giorni i nostri acquedotti. Quindi stiamo rimanendo senza acqua da bere. Incredibilmente, nonostante le temperature ormai prossime ai 50 gradi, anche in Italia, ed in continuo aumento di anno in anno e con durate di mesi, c'è ancora chi insiste a negare l'esistenza del cambiamento climatico. Le motivazioni in genere sono queste cinque. Vediamole. La media delle temperature sulla Terra non è aumentata. Questo è vero se si considerano solo i picchi estremi. Se per esempio 20 anni fa il picco minimo era di meno un grado, ed il picco massimo di 30 gradi, abbiamo che 30 più meno 1 uguale 29 e 29 diviso 2 uguale 14,5. Ugualmente, se oggi il picco minimo è di meno 6 ed il picco massimo è di 35 gradi, cioè con una variazione di 5 gradi sia nelle massime che nelle minime, abbiamo che 35 più meno 6 uguale 29. E 29 diviso 2 è sempre uguale a 14,5 gradi di media. Ma in pratica quello che succede è molto diverso. I periodi di freddo hanno una durata minima rispetto a quelli di caldo. Per questo, se da una parte i ghiacciai si sciolgono per diversi mesi, dall'altra non ne hanno abbastanza a disposizione per riformarsi. Anche nel caso di nevicate intense primaverili, il caldo è sempre di gran lunga più persistente del freddo e quella neve fa in tempo a sciogliersi comunque. Infatti i risultati sono lì da vedere, ammesso che uno li voglia vedere. Sono i cicli della Terra. Vero, la Terra ha dei cicli di raffreddamento e di riscaldamento provocati dall'aumento o dalla diminuzione dell'attività del Sole. In questi anni il Sole ha un'attività molto intensa e questo aumenta le temperature sulla Terra. Ma se questi cicli per la Terra sono naturali e la stessa Terra, che è un organismo vivente, sa come autoregolarsi per mantenere le condizioni adatte alla vita, la situazione cambia quando le attività umane introducono qualcosa che altera questi equilibri. Introducendo gas serra artificialmente, la Terra ha più difficoltà ad autoregolarsi e la conseguenza è il collasso dell'ecosistema. Secondo gli scienziati del National Center for Climate Restoration, se non ci sarà un'inversione di marcia nelle emissioni di gas serra, questo collasso avverrà entro il 2050. La CO2 non è il più potente gas serra. Verissimo. Infatti l'emissione di CO2 da parte nostra è soltanto l'inizio. L'aumento della CO2 causa un innalzamento di temperatura che aumenta l'evaporazione degli oceani, dei laghi, dei fiumi e dell'acqua in genere. E questo provoca l'aumento dell'umidità e delle nuvole che sono il più potente gas serra. Ma il primo passo, la scintilla, rimane la nostra emissione di CO2 e di altri gas serra. La CO2 esiste già in natura e regola l'ecosistema. Verissimo. Infatti il problema non è la CO2 in sé, ma l'immissione in atmosfera di una quantità di CO2 di gran lunga superiore a quella naturale. E questo altera gli equilibri dell'ecosistema. Io il caldo non lo sento. È superfluo ricordare che questo al ghiaccio non interessa. Il ghiaccio si forma a 0 gradi e si scioglie ad 1 grado, sempre e dovunque si trovi.
È bello sapere che c'è chi non soffre per i periodi di caldo estremo che aumenteranno di anno in anno, ma la loro percezione del caldo non cambierà la fisica ed il ghiaccio continuerà a sciogliersi da un grado in su e per tutta la durata del periodo di caldo. Di conseguenza le scelte possibili sono due. La prima è di lasciare le cose come stanno ed aspettare che l'ecosistema muoia. E con lui anche noi, entro una trentina d'anni. La seconda è di cambiare radicalmente le nostre abitudini e mettere al primo posto il rispetto per l'ambiente, con tutte le azioni che questo comporta, per riportare la nostra terra ad una guarigione totale e noi verso un futuro felice. A noi decidere.